Zona Locale si evolve per fornire ai suoi lettori un'informazione sempre migliore. Infatti, a partire da oggi vi proponiamo le notizie principali pubblicate nel corso della settimana appena trascorsa. E proprio a inizio settimana abbiamo parlato del tema caldo di questo periodo, cioè le bollette, perché ad agosto del 2022 l'Abruzzo è risultata la terza regione italiana in cui si registra la crescita più elevata dei prezzi di energia elettrica, gas e altri combustibili, un incremento pensate pari all'85,1%. E poi domenica 25 è stata la giornata dedicata alle elezioni politiche per scegliere i componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Si è votato in tutta Italia dalle 7 alle 23 e i dati definitivi sull'affluenza in Abruzzo hanno rilevato un forte calo, pari addirittura al -11%. E il verdetto delle urne è stato chiaro e ha sancito la vittoria del centrodestra, cioè in Italia come in Abruzzo, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è risultato primo nella nostra regione. Martedì 27 è stata invece la giornata dell'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Comunale di Vasto della proposta di ampliamento dell'area SIC, cioè sito di interesse comunitario, e ZSC, zona speciale di conservazione Punta Derci Punta Penna, nell'ambito del progetto Life Calliope. L'area SIC, già esistente, si estenderà quindi nella parte a mare nord e sud del porto, fino a località Vignola. Si è iniziato poi a parlare del Giro d'Italia 2023, che prenderà il via proprio dall'Abruzzo sabato 6 maggio. Più precisamente si partirà da Fossacesia Marina con arrivo a Ortona. Il giorno seguente, quindi il 7 maggio, la tappa sarà da Teramo a San Salvo e infine l'8 maggio il giro partirà da Vasto per lasciare l'Abruzzo e dirigersi poi verso sud. La giornata del 29 settembre è stata invece dedicata da Zona Locale principalmente alla festa patronale di San Michele Arcangelo a Vasto, con le sue celebrazioni religiose, il Sol Luna Park, ma non solo, perché nella giornata di ieri si è anche svolta la processione che, partendo dalla chiesa di Santa Maria, ha riportato la statua del santo alla chiesa di San Michele. A seguire poi c'è stato il concerto di Max Gazzè in Piazza Rossetti e i fuochi pirotecnici. E per finire, come a chiudere idealmente il cerchio, siamo tornati a parlare di bollette, perché da oggi ci sarà l'aumento del 59% per la luce. E l'associazione Codici quindi ha parlato della necessità di diventare un paese autonomo e di investire nelle energie rinnovabili. E queste erano le notizie più rilevanti della settimana appena trascorsa. Zona Locale vi dà appuntamento a sabato prossimo e a tutti buon weekend.